casino di Campione d'Italia ha reso omaggio alla clientela russa, festeggiando nella serata di ieri il Natale ortodosso. L'iniziativa della casa di gioco punta a conquistare gli ospiti del Nord Europa, diventati sempre più numerosi negli ultimi anni. Durante il gala di ieri si sono esibiti Mattia Bazzar, che hanno entusiasmato il pubblico presente. La cosa più importante è che noi continuiamo a divertirci, soprattutto quando facciamo musica, sia sul palco che fuori, e questa è forse la chiave che ci permette di essere poi in serenità. Piero Cassano, tastierista, chitarrista e voce dei Mattia Bazzar fin dalla fondazione del gruppo nel 75, ha parlato del futuro e della storia della sua band. Un fine comune, quello di fare un qualcosa che possa prima di tutto soddisfare noi e poi arrivare al grosso pubblico. Diciamo che il Festival di Sanremo negli anni ha contribuito veramente molto al fatto che i Mattia Bazzar potessero essere conosciuti all'estero. Ma il concerto dei Mattia Bazzar e il Natale ortodosso non sono le uniche iniziative messe in atto dal casinò per la clientela russa. La casa da gioco ha reso disponibile, per far sentire a casa gli ospiti sovietici, anche una serie di servizi, tra i quali la presenza di alcune hostess madrelingua. I frequentatori del Nord Europa sono sicuramente tra le cause che hanno permesso al casinò di Campione di chiudere il 2013 in positivo. Sostanzialmente abbiamo chiuso con lo stesso livello di fatturato dell'anno scorso, quindi parliamo di fatturati di gioco nell'intorno di 90 milioni, di incassi totali sui 100 milioni di euro, e questo significa sostanzialmente una performance che ci aiuta a mantenere la continuità aziendale.